Ben ritrovate e prima di tutto vi faccio i miei più cari auguri per un felicissimo e scoppiettante 2019. Non ho fatto più video, infatti mi dispiace, quindi mi dispiace non avervi dato i miei auguri di Natale, ma insomma rimediamo con gli auguri di buon anno. Mi è appena proprio arrivato il pacco Avon. Ho fatto l'ordine il 1° gennaio perché pensavo di non avere altri ordini, quindi sono maggiormente mie, cose mie. E invece oggi mi sono arrivate altre richieste, quindi andrò a fare un altro ordine, quindi un altro piccolo video spacchettamento nei prossimi giorni. E ho fatto l'espresso, quindi mi è arrivato praticamente oggi. Ho ordinato il primo, ieri hanno ricominciato a lavorare e oggi mi è già arrivato. Quindi andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro. Questo look liscio mi piace, l'ho fatto con la piastra della Remington che avevo preso un paio di campagne fa, forse, o l'ultima campagna, non ricordo. E io sono impedita con i capelli, invece guardate, ancora si mantengono lisci e sono passati alcuni giorni, insomma, da quando ho fatto la piastra, quindi sono stata anche molto brava. Allora, la prima cosa che c'è ovviamente è la fattura. Poi abbiamo l'outlet di campagna 17, che è questo qua, che è solo per le presentatrici. Abbiamo poi l'Avon per te, che è solo per presentatrici, che è questo qui, molto carino, non vedo l'ora di sfogliarlo. E poi è arrivato, diciamo, questo catalogo, che è la Fiera del Bianco, con gli sconti fino al 25%, mi sembra, sì. Su, insomma, gli articoli, quelli per la casa, quindi le lenzuola, articoli per la cucina. Ho ordinato 15 cataloghi di campagna, 15 cataloghi di campagna 17, che sono questi con Maddalena Corvaglia in copertina, dedicati al lancio di questa nuova linea Encanto, che è questa qua. Allora, questi sono 11. Sono 11, presumo e spero che gli altri siano nell'altra scatola, visto che ne avevo ordinati 15 più 6 che mi dovrebbero arrivare in omaggio, dovrebbero essere 21, quindi mancano 10 cataloghi. Vediamo se sono nell'altra scatola. Allora, per prima cosa mi hanno preso il set questo della Soft Mask, che era in offerta a 9,99 quattro pezzi. Poi mi hanno preso sempre questo set che era in offerta, era da tre pezzi, ma un pezzo praticamente mi arriverà col prossimo ordine, e che è praticamente trattamento, cioè mi sembra maschera e shampoo, quello 10 benefici, era sui 10 euro mi sembra questo set. Considerate che praticamente sono quasi tutte cose mie. Poi abbiamo questo che ho preso io, che è in offerta a 2,99 nelle ultime pagine del catalogo. Sono praticamente gelati umidi, fanno la condensa perché è appena arrivato. Questo è il sapone mani da 720, 720 ml, quindi 2,99. Bello conveniente. Anche questo è 2,99, che è l'intimo, sempre nell'offerta delle ultime pagine. Poi l'offerta di benvenuto di questo mese era la crema, questa qui, il barattolone, diciamo, dell'Avon Care. Ovviamente, avendo io terminato quella al cocco e stiamo utilizzando quella all'avena, ma è veramente un'altra cosa, perlomeno per la pelle di Matteo e di Chiara che soffrono di dermatite atopiche, questa è perfetta perché è bella consistente e li idrata veramente a fondo. Anche l'altra non mi dispiace, ma diciamo, un po' più la vedo per tutte le pelli, non pelli molto secche, mentre questa è veramente per pelli molto secche. Ho preso poi il kit che era in offerta anche questo, non ricordo se fosse 10,90, 10,99, e era praticamente il set Terra Illuminante Blush della Luxe. C'era il pennello anche, che è questo, il pennello corpo.
Io sono una maniaca collezionista, a quanto pare, di pennelli. Lo sono diventata in vecchiaia, ma vi assicuro. Ecco qua, questo il pennello è morbidissimo, molto grande. Veramente un'offerta molto interessante per questi due pezzi. Poi ho preso l'olio, quello in tre fasi della Nutra Effect, che stava in offerta a 4,99. Quindi se vi va, se è questo qui composto con queste tre fasi, va praticamente agitato per miscelare tutte le fasi e poi si può utilizzare sia come primer che come idratante che come base appunto antiossidante. Vi faccio vedere poi. Ah sì, i cataloghi sono di qua. Mi è stato ordinato un blush della Avoutru, colorazione peach, se non ricordo male, e un correttore. Ma no, questa è una matita. Ah, questa è la matita che ho preso io, perché mi è stato ordinato anche un correttore della Color Trend. Questa è la matita della Color Trend, 2,50 euro, questa bianca. Siccome Martina fa spesso cosplayer e a Carnevale praticamente è dietro l'angolo, una matita bianca, che è questa qua, può sempre tornare utile, quindi l'ho presa. Ho poi preso questa, 1,99 mi sembra, della Von Care, la Pappa Reale, una crema idratante viso. E poi ho preso diverse cose in anteprima. In anteprima e dal catalogo outlet per le presentatrici. Allora, in anteprima abbiamo questi due nuovi deodoranti, 48 ore per lui e per lei, quelli invisibili, quindi che si possono utilizzare quando si utilizzano i capi scuri, quindi maglie nere, eccetera, che non lasciano traccia, diciamo. Poi ho preso dall'outlet, se non ricordo male, le canotte per Martina, taglia 40-42, un cotone 100%, eccoli qua, e semplici così, questa è bianca semplice così e questa invece ha il pizzo davanti, che erano uscite quest'estate, se non ricordo male. Ah, poi mi sono state ordinate, mi ero dimenticata, la borsa weekend, che è questa qui, con la borsettina abbinata, che è questa qua. Anche queste erano in offerta sul catalogo. Poi, sempre dall'outlet, ho preso per Martina questa borsettina. Borsettina, diciamo, rosa, così, con la sua tracolla. Non potrei mai utilizzare una borsa così piccola io. Tengo il mondo nella borsa. Sempre dall'outlet, questo è per me. Ho preso questo completo che uguale c'era qualche catalogo fa, forse quest'estate o in primavera, in offerta. Ho preso una quinta C, mi sembra che mi sia ormai la misura giusta dei reggiseni Avon per me. E lo slip era 2,99, eccolo qua. Poi sempre dall'outlet, Martina ha preso questo girocollo con le letterine. E invece per quanto riguarda le anteprime, ho preso le manopole per la pulizia del viso, tipo quelle che usa l'estetista, e sono queste qua. Oh, sono morbidissime. Oddio, sembra pile. Sono morbidissime. Eccole qua. Per la pulizia. Poi ho preso io questo. Non potevo lasciarmelo sfuggire. Visto che sono fissata con il caffè. E è questo qua. Guardate che cos'è. Caffeine Queen, cioè il mio praticamente, cioè troppo carino, con la tazza di caffè, bello bello bello. E
Poi abbiamo preso tre braccialini che li trovate in offerta, li trovate sul prossimo catalogo. E sono questi qua, adesso ve lo faccio vedere. Non lo apro perché sono praticamente dei regali fatti così, con l'iniziale, non so se si vede, hanno il gancettino oro rosa a cuore e l'iniziale, questa è la L. E li ho presi sempre sulla One per te. Ne abbiamo presi 4, quindi questi sono 3. Poi ho un rossetto Epic Lip e Mauve Whisperer e il correttore Fair Color Trend. Ecco gli altri cataloghi. E poi ho ordinato diversi campioncini. Avevo ordinato campioncini, che è sempre quello, il Mauve Whisperer, che è questo qua. Campioncini di rossetto, campioncini di profumo, e tra cui i nuovi Sparkling Attitude. Viene tutto Farway Infinity. Ah, Attraction. Insomma, vari campioncini di profumo. E poi mi hanno mandato. Ah, poi ho preso il braccialino, eccolo qua. Quindi eccoli qua i nostri 4 braccialini. Qua, pensavo non ci fosse. Poi ho preso questo che era €3,99, che è il primer, quello. No, primer, l'illuminante della marca, scusate. Che è questo qua. Che si. Vediamo un po'. Praticamente si può utilizzare sia come base completa oppure semplicemente per illuminare alcune zone, e è così. Non so se si riesce un po' a vedere, molto naturale, devo essere sincera. Sì, non male, non mi dispiace neanche come colorazione. E poi mi hanno mandato, c'era scritto penne ma non capivo, e invece ci hanno mandato proprio delle penne, quindi penso siano delle penne con logo Avon. Ebbene sì, guardate che carine, questa e questa, molto carine. Bene, e da ultimo, stavo dimenticando, la caffettiera Brandani, che era un'opportunità solo per presentatrici a €10,50, se non ricordo male. Io ho scelto il color Tiffany, eccola qua, faccio vedere meglio. Diciamo da mettere insieme alle tazzine dell'altra volta, mi piaceva il Tiffany per dare un po' di contrasto. Allora, spero che questo video Avon, questo primo video spacchettamento del 2019, vi sia piaciuto, e se siete interessati in particolare a qualche prodotto, insomma, fatemelo sapere in un commento. E questa è la maglia che troverete, se non vado errando, in campagna 16, quindi che a me piace tantissimo, eh? E quindi niente, ci vediamo penso a breve con un altro piccolo video spacchettamento. Un saluto a tutte e mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Un saluto, ciao.